un po' di delusione, ma insomma questa è la finale scudetto, quindi... Sì, ma è chiaro che quando si perde non è che uno può essere contento, però sapevamo che stasera sarebbe stata ancora più difficile, non solo perché Perugia giocava in casa, ma perché insomma avrebbero aggiunto a tutto quello che hanno nelle loro corde anche ulteriore reazione, ulteriore orgoglio. Quindi è stata una partita dove siamo riusciti a impattare bene, siamo riusciti a stare attaccati il primo set e a portarlo a casa, però sapevamo che queste sono partite dove non puoi mollare un centimetro, dove l'avversario ha talmente tanta qualità che devi giocare punto punto. E nonostante due set in cui Perugia ha, direi, abbastanza in fretta preso il largo, nel quarto siamo rientrati, siamo stati lì anche se siamo andati sotto. Sono partite che vanno vissute così, sono partite che non hanno una storia sola, sono partite che hanno più storie all'interno della stessa partita, bisogna sapersi adattare a queste sfide. È una finale scudetto del campionato italiano contro la squadra che ha dominato la regular season e che ha insomma, credo che non sia da presentare questa sera a fine stagione. L'efficacia del servizio, no? È stata la chiave, diciamo, sì, di questa partita. Sicuramente loro hanno battuto molto meglio di noi, non tanto nel numero degli errori, ma nel numero come messa in difficoltà, no? E ci aspettavamo questo, ce lo aspettavamo dall'inizio. Loro sono una squadra che battute muro tutto il campionato, ha veramente creato dei problemi enormi a tutte le squadre. E si sa che contro di loro, soprattutto in casa, dove normalmente il servizio delle squadre funziona meglio, fare cambio palla vuol dire molto spesso giocare senza i centrali, giocare con palle staccate contro il muro a tre, e un muro a tre come quello di Perugia, che ha, al di là dell'organizzazione e della, come dire, della correlazione, a grandi interpreti individualmente, quindi insomma questo è un piano di partita che ci aspettavamo dall'inizio. Quindi chiaramente loro servendo così, no, se uno va a cercare nella continuità di cambio palla una delle analisi, è normale che noi abbiamo fatto più fatica.